e siamo molto felici della partenza anche di questi lavori. È uno dei lotti più importanti perché è il lotto che riguarda la sistemazione di tutta l'area perimetrale, permetterà di realizzare la viabilità e i parcheggi che serviranno per raggiungere il centro cittadino e soprattutto permetterà in futuro di chiudere la Montalese in corrispondenza del Palazzo Comunale e quindi far sì che l'area del centro dell'ex campo sportivo e l'area di Piazza della Libertà possano diventare un unico area, un unico spazio di incontro e di aggregazione per i montemurlesi. Quali sono i tempi di questo intervento e di quelli che arriveranno successivamente? Questo intervento terminerà con i primi mesi del 2020 e quindi è un intervento abbastanza veloce. Alla fine di questo primo cantiere seguirà il secondo cantiere riguardante l'area centrale con la realizzazione del parco, della piazza e di tutto ciò che è stato pensato, tra cui l'area giochi, l'area playground, gli spazi che consentiranno di far vivere nel modo migliore, diciamo, questo luogo importante. Siamo felici di poter, dopo più di 10 anni in cui questo spazio era chiuso, restituirlo ai cittadini. Sono 24.000 metri quadri di spazio che saranno fondamentali per il futuro di Montemurlo.